Carissimi, con l'ordinazione di oggi voi ricevete il secondo grado del ministero ordinato, ne acquisterete la dignità, l'efficacia sacramentale, il prestigio anche che vi farà riconoscere nella comunità cristiana, ma ne dovete assumere tutte le esigenze e soprattutto il cuore, senza il quale tutto il resto rimane in penombra ed è un'operazione tutt'altro che scontata e semplice fare questo. Richiede invece l'attenzione e la cura dell'intera vostra esistenza. Sarete un dono per il mondo, per ogni uomo, senza distinzioni, discriminazioni, diminuzioni, preferenze o esclusioni. Non manchi mai nella vostra vita e nel vostro ministero la dolcezza di Cristo. Maria e Giuseppe siano i vostri ordinari maestri. A loro chiedete quella guida forte e sicura che non vi faccia deviare dal cammino. Chiedete la protezione dai pericoli dell'egoismo. Chiedete il sostegno in ogni incontro interpersonale con uomini e donne di oggi, perché i vostri occhi non cerchino altro che i loro ed i vostri cuori si mettano vicini ai loro in ascolto paziente ed amoroso, che altro non vuole che condividere e sostenere. Non vi ponete limiti di altro genere. Non vi scandalizzate di niente, soprattutto non giudicate e non condannate. Non siete preti per questo.